occasione della ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il museo ha realizzato un percorso con 15 oggetti, selezionando 15 appunto, elementi già presenti nelle esposizioni che permettessero a qualsiasi visitatore di contemporaneamente esplorare un po' tutto il museo, quindi sono oggetti che appartengono a un po' tutte le collezioni o quantomeno diciamo, ai principali raggruppamenti tematici in cui sono raccolte le collezioni e allo stesso tempo di scoprire alcuni elementi importanti che hanno scandito la storia scientifica e tecnologica del nostro paese. Gli oggetti sono di due tipologie diverse, alcuni oggetti ci permettono di conoscere tecnologie che in qualche modo sono andate a cambiare, a fare la differenza nelle nostre abitudini quotidiane, altri oggetti invece ci raccontano momenti della storia della scienza che hanno aperto un diverso sguardo sul mondo. Gli oggetti che abbiamo selezionato per questo percorso non sono naturalmente gli unici oggetti importanti o belli o affascinanti all'interno del museo, ma sono degli oggetti che in qualche modo testimoniano, rappresentano delle eccellenze in settori diversi. Nel caso della bandiera legata al progetto EPIC, appunto un premio, un riconoscimento di tipo scientifico, il premio Cartesio. Nel caso degli oggetti esposti in questa sala, con il motore Barsanti e Matteucci, abbiamo la prima idea su un motore a scoppio alimentato a gas e in generale la prima concezione di un motore a scoppio realmente funzionante, brevettabile e commercializzabile. Nel caso della dinamo della centrale di Santa Radegonda, un primato, se vogliamo in qualche modo, un'intuizione industriale molto importante e anche una prima realizzazione di un impianto che ha fatto epoca. E nel caso dell'alternatore associato alla centrale di Tivoli, che poi implementata e sviluppata sarà la centrale da cui si svilupperà la linea Tivoli-Roma per il trasporto di corrente alternata, un'opera grandiosa realizzata per la prima volta al mondo e che testimonia la nascita di un sistema, quello della distribuzione della corrente alternata, che è quello che sostanzialmente utilizziamo ancora oggi. Questo è uno degli oggetti scelti dal percorso per raccontare i 150 anni di storia della scienza e della tecnologia in Italia. L'oggetto si chiama 552, è proprio un nome, addirittura il primo numero, 5, indica che questo treno viaggiava trasportando persone e merci in giro per il nostro paese. Uno degli oggetti tecnologici più importanti del nostro paese è anche uno degli oggetti che è scomparso un po', ci siamo dimenticati di questo oggetto. Ed è un oggetto che nasce proprio nel primo periodo in cui nasce l'Italia. Stiamo parlando del primo elicottero costruito, viene sperimentato nel 1877 e l'ideatore è Enrico Forlanini. Qui a Milano lo conosciamo abbastanza bene come personaggio, se non altro dal nome all'aeroporto cittadino e al vialone che porta verso l'aeroporto. Il museo non conserva solo l'oggetto originale che recentemente abbiamo fatto restaurare, ma conserva anche tutta la documentazione e buona parte degli studi che Forlanini fece proprio per dimostrare che era possibile fare questa cosa, tutti i suoi calcoli sia statici che dinamici per la costruzione di questo primissimo elicottero.